159 km ad ostacoli con partenza e arrivo a Oudenaarde. Gli ostacoli sono i muri. 11 quelli proposti dal 19° Giro delle Fiandre, con ultimi 45 km identici al tracciato uomini e per le ladies la novità assoluta del Koppenberg proposto per la prima volta. 11 muri come detto, tutti concentrati nella seconda metà, il Molenberg è il numero 2 e a questo punto ci sono davanti la statunitense Unsinger e la canadese Beryl. Le due sopravvissute della fuga del mattino erano partite in 4, c'erano anche Van Rooyen e Martins. Primi colpi di spillo negli ultimi 80 km sul Molenberg, la Trek Segafredo a fare un po' di forcing con Lucinda Brand. La corsa comincia ad animarsi negli ultimi 60 km, le due davanti sono ormai nel mirino del gruppo e dal gruppo esce la giovanissima Camilla Alessio della Ceratizit, si porta dietro Rijnmakers e Van der Duin. Le tre raggiungono il duo di testa e all'attacco del Koppenberg. 45 dalla conclusione, in 5 davanti con ancora quasi 2 minuti di vantaggio sul gruppo delle forti e davanti ci sono Unsinger, Beryl, Camilla Alessio, Van der Duin e Rijnmakers. Unsinger ha peraltro vinto quest'anno proprio lì sulle Koppenberg nel classico appuntamento del Koppenberg Cross, è infatti una specialista del ciclocross. Ancora grande marcamento tra le big alle spalle delle fuggitive, arriviamo così prima allo Stenbeck Driss ma soprattutto ai meno 37 dal traguardo c'è il durissimo Taienberg dove si mette in bella evidenza là davanti l'olandese Van der Duin che allunga e insomma fa anche un po' di vuoto, si assottiglia intanto quantomeno si allunga molto la fila alle spalle, soffre un po' ma resiste ancora nel gruppo delle big anche Lisa Balsamo, ma deve ancora succedere di tutto. Appena oltre il Taienberg altra rimescolata generale perché allungano in 11 ed è un trappello nel quale stanno anche, oltre alla solita Camilla Alessio, c'è anche una sua compagna di squadra Maria Giulia Confaroniere, c'era anche la trentina della UAE Sofia Bertizzolo. Si arriva così al nono e terzultimo muro del programma, il Kruisberg Hotond, non troppo ripido ma con il pavé nella seconda parte anche lungo circa un paio di chilometri. È qui che fa la voce veramente grossa Annemiek van Vleuten, ma è qui che colpisce la facilità con cui le risponde Lotte Kopecky, la campionessa nazionale del Belgio. SD Works che sta correndo alla grande perché la Kopecky incollata alla Van Vleuten e davanti la scatenata Marlene Reusser che guida la fila sul Kvaremont, il penultimo muro dove naufraga del tutto la fuga delle 11. Si forma un sestetto alle spalle di Reusser e Chapman che vengono in pratica risucchiate, riagguantate sul Paterberg, l'undicesimo e ultimo muro dove riprova ancora Annemiek van Vleuten, ma ancora una volta Kopecky ha risposto alla grande, tiene alla grande anche Marlene Reusser e sembra essere nella morsa della SD Works la seppure scatenata Van Vleuten. Ai 10 dalla conclusione allunga davanti Chantal Black, anche lei della SD Works, e chi va a chiudere su di lei naturalmente Annemiek van Vleuten, alla quale era però già ben incollata un'altra volta Lotte Kopecky. E sono loro tre, Black, Van Vleuten e Kopecky, a presentarsi sulla retta finale di Oudenaarde. Si fa da parte Black che ha lavorato per la causa della compagna e Lotte Kopecky finalizza al meglio, non lascia scampo ad Annemiek van Vleuten che deve accontentarsi del secondo posto e Lotte Kopecky riporta il Belgio sul trono del Giro delle Fiandre, soltanto il secondo trionfo nella storia per la nazione di casa, un trionfo però storico perché per la prima volta a vincere il Fiandre è la campionessa nazionale di casa, Lotte Kopecky, che sembra letteralmente incredula a caldo. Completa il podio Chantal Black, giornata strepitosa per la SD Works, anche il quinto posto di
Marlene Reusser da rilevare, una vera e propria prova d'orchestra. Ci sono sempre state le SD Works nei momenti decisivi della corsa. Non è stato un gran giro delle Fiandre dal punto di vista italiano. Da applausi la prestazione della giovane Alessio, la migliore delle nostre Marta Bastianelli, che ha chiuso al decimo posto, soltanto 27esima l'iridata Elisa Balsamo.